Ugo, credo che non potrai vedere la tua partita questa sera. Come? Dobbiamo uscire. Chi? Il dottor Riccardelli. No. Mi ha detto il ragionier Filini che dobbiamo andare immediatamente a vedere un film cecoslovacco. No! Italia-Inghilterra in palio, la semifinale di... Qualcuno se l'era immaginata così. La tanto attesa proclamazione delle deleghe della giunta d'Alfonso si era fatta attendere tanto e poi l'appuntamento è stato fissato per le ore 18 di martedì 24 giugno. Stesso giorno, stessa ora del cruciale incontro Italia-Uruguay, quello che valeva la sopravvivenza ai mondiali. Qualcuno dice che non tutti gli assessori siano stati contenti di quella scelta. Qualcuno dice che il neogovernatore l'avesse organizzata per spirito di presenzialismo e allora è impossibile non togliersi il dubbio. Qualcuno ha detto: Luciano D'Alfonso si sente più importante dei mondiali, è vero o no? No, semplicemente perché avevamo stabilito che il martedì, che è il giorno, diciamo, che sta davanti al giovedì, che è un'altra possibile giornata di utilizzo sia delle risorse umane migliori della regione sia anche della concentrazione dei componenti della giunta. Abbiamo stabilito 3-4 settimane fa questa data e quindi la rispettiamo, perché poi noi quello che non faremo mai più accadere nelle delibere fuori sacco, nelle cosiddette giunte volanti che costituiscono un pregiudizio alla qualità del lavoro. Infine un occhio va a tutti i presenti. La giunta va avanti fino alle 19.30, l'Italia è in campo e le cose non vanno bene. I giornalisti restano fuori dalla sala giunta e allora, come si dice, necessità fa virtù. Qualcuno improvvisa una postazione mondiali, maxi schermo, sedie e partita. È la sala stampa, dopotutto c'è un abruzzese in campo e Marco Verratti che fa sorridere tutta Italia con questa dichiarazione. Che per me è una cosa che non ci sta, che uno al 50esimo del primo tempo, del secondo tempo deve giocare in 10, che un altro moccio che è un avversario non viene cacciato. Sono messi tanti fattori che ci hanno portato fuori a questo mondiale.